Ciao amici, sono Cristian Cespedes e questo è Quaderno di Vino. Siamo qua per parlarvi di un nuovo vino italiano. Adesso, cosa ciao amici, non sono Cristian Cespedes. Cosa è successo qua? Ciao ragazzo. Sto giro ti ho anticipato, sono venuto prima io e fantastico. Volevo sostituirmi. Ti ho lasciato senza parole. Ragazzi, col sole, un colpo di sole, vedete che è una bellissima giornata, quindi il sole mi fa fare queste cose. Sei pronto? Are you ready? To start? Non so, sono un po' cioccato, però ti offro da bere. Perfetto. Vuoi sapere dove ti porto oggi? Voglio sapere tutto. Ti porto nel mio paese di origine, io sono originario della Puglia e oggi andremo a parlare di un vino pugliese, per la precisione parleremo di Mesce Sussumaniello. Allora, prima di tutto, azienda Albea, cantina Museo Albea, siamo ad Alberobello, infatti prende il nome proprio dal paese Alberobello, è un'antichissima cantina di Alberobello, e, Alberobello, provincia di Bari, all'incrocio fra le province di Bari, Taranto e Brindisi. Questo è un prodotto nuovo, originale, praticamente fatto con uve Sussumaniello che sono state recuperate. Era un'uva quasi persa, quasi estinta. L'enologo Claudio Sisto ha fatto un gran lavoro di recupero e siamo qua alla prima annata di Sussumaniello Rosé che esce, un 2015. Già il colore di questo vino è spettacolare, è veramente invitante. Cosa dire? Allora, uve. Sussumaniello 100%, vuoi che cominci a versare? Ti vedo che quel colore ti invita. È veramente invitante, fantastico. Ti invita. Uve Sussumaniello 100%, comuni in cui vengono coltivate, comune di Alberobello, appunto la sede della cantina, e comune di Martina Franca, leggermente più spostato in provincia di Taranto. Vendemmia verso l'inizio di ottobre. E affinamento solamente in acciaio, poi bottiglia. Vado a versare il prodotto. E anche nel bicchiere mantiene le sue caratteristiche. Questa cantina, a parte produrre questo Sussumaniello, ha una produzione molto interessante, molto, molto vasta. Tantissimi prodotti, rossi, rosé, bianchi, diverse linee e poi anche uno spumante metodo classico fatto totalmente con uve autoctone, il Donna Gislena, che è veramente una grande sorpresa. Se ti comporti bene, un giorno te lo faccio assaggiare. Allora. Ti prometto che mi comporterò bene. Bravo. Partiamo dal colore, è elegantissimo già il colore, direi che è un rosa abbastanza tenue, non è carichissimo, il colore già ci invita a. Al naso, per quanto mi riguarda, mi colpisce subito la freschezza di questo prodotto. Sì, decisamente la freschezza e la nota, freschezza e mineralità. D'accordissimo. Cosa senti a livello di profumi? C'è qualche frutto? Ti aiuto? Davvero che mi sento un po' perso in questo caso. Il melograno. E se tu ci pensi, anche il colore richiama ai piccoli melograni, no? Il melograno senz'altro. A livello floreale c'è più di un fiore. Andiamo sulla ginestra sicuramente. Quello senz'altro. Molto piacevole anche sì. A livello di profumi. Estivo, del resto la stagione è quella giusta e quindi... Assaggiamo? Assaggiamo. Direi che la mineralità è iperconfermata. La freschezza, la mineralità, molto rotondo in funzione di colore, profumi e sapore. Assolutamente. Un'acidità direi persistente, lunga, che rimane ancora, provoca salivazione, quindi diciamo che la conseguenza è più che giusta. Un prodotto che sicuramente tu non conoscevi, ma diciamo la maggior parte del pubblico non penso che abbia mai assaggiato un Sussumaniello.
ribadisco, le uve non sono tantissime perché comunque la coltivazione è ridotta, stiamo andando in recupero, ma sicuramente a livello di prodotto estivo, prodotto rosato, che è un mercato molto di nicchia, è un prodotto che può funzionare decisamente bene. Decisamente, perché solitamente ti trovi il rosé o molto dolci o molto acidi. Sì. Direi che questo è bilanciatissimo, è piacevole, veramente fantastico. Prima volta assaggiato questo vitigno, quindi grande sorpresa a livello linguistico e a livello enologico. Sì, sì, è una parola particolare, non puoi dimenticarla, Sussumagnello. Questa azienda produce anche altri rosé, sono, diciamo che a quelle latitudini il consumo di questo tipo di vino può essere decisamente un pochino superiore a quanto possa accadere qua in Piemonte. E come nella puntata precedente, direi che va perfetto come aperitivo, e a livello di abbinamento parliamo anche su pesce e assolutamente crostacei. Assolutamente sì, perfetto, pesce direi. E crostacei, aperitivo più che calzante. Mi piace fare sempre l'abbinamento locale, e come abbinamento locale io lo andrei a degustare con il capocollo di Martina Franca. Un salume molto molto buono, è una coppa, un capocollo che producono proprio a Martina Franca, lavorazione particolare, e io lo vedrei abbinato a quello. Del resto parte delle uve arrivano proprio da Martina Franca, quindi perfetto. Chiudiamo l'abbinamento, wow, l'abbinamento regionale. Mi hai fatto conoscere un vino bellissimo, e in ordine di prezzo? Guarda, ordine di prezzo non te lo dico, ma per un semplice motivo: questo è un vino concesso in anteprima dalla cantina, è praticamente uscito adesso, quindi io ringrazio Claudio Sisto, grazie Claudio per avermi concesso questo onore, piacere e fortuna, e diciamo che siamo, 2015 è la prima annata, la prima bottiglia è questa qua. Quale onore! È straordinario, è anche prima volta che nel programma ci succede di assaggiare un vino così. Assolutamente, prima, assolutamente. Oggi ti sei superato come range di prezzo, sicuramente comunque avremo il solito rapporto qualità prezzo eccezionale, io dico intorno ai 10 euro, giusto per dargli una collocazione, però è tutto ancora da fare. Innanzitutto abbiamo avuto il piacere attraverso Facebook o in successive puntate daremo un prezzo esatto. Assolutamente sì. A questo punto direi che già non hai bisogno di me neanche per dire ciao. Ormai sono anche Cristian. Solo ho bisogno di te per il salute. Salute, ciao amici.